Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto, buon anno, buon 2024 a tutti, un po' in ritardo, ma va sempre bene, no? Nel video di oggi vi mostro quello che sarà il tutorial in omaggio per tutto il mese di gennaio e febbraio sul sito mymagic.it, acquistando qualsiasi cosa voi vogliate. Magari, giusto per fare un esempio a caso, qualche effetto della sottoscritta, ne trovate una montagna. Allora, questo è un effetto di mentalismo che spero tanto vi possa piacere. Abbiamo due predizioni. Una predizione qui, su questo foglio, dove ci sono attaccate sotto due carte, e una predizione all'interno di questa scatolina. All'interno di questa scatolina ci sono altre due carte. Il gioco si fa, ad esempio, con i quattro assi, ok? Le carte verranno mescolate dallo spettatore e verranno disposte a mo' di quadrato attorno alla predizione. In questo modo. Mettiamo una qui, una qui, una qui e una qui. Ora lo spettatore dovrà scegliere fra le carte che ha situato in alto e fra le carte che ha situato in basso. Gli chiedo cosa preferisci, le carte in alto o le carte in basso? Faccio tutto casualmente con il dado. Facciamo numero pari le carte in alto, numero dispari le carte in basso. È uscito 3. Quindi prenderà le carte in basso e le metterà all'interno della scatolina, di questa scatolina. Ok? Benissimo. Ora avvicinerà le due carte rimaste in questo modo e se vuole può cambiarle di posizione, può invertirle oppure le può lasciare così. Perché gli do questa opportunità? Perché su questo mio biglietto, come dicevo prima, ci sono due carte e c'è anche una disposizione. Ho messo quella che secondo me sarà la carta di destra e di conseguenza quella che sarà la carta di sinistra. Quindi non solo spero di aver indovinato le due carte, ma spero anche di aver indovinato la disposizione. Quindi facciamo che le lascia così numero pari, le inverte numero dispari. Lanciamo il dado. È uscito 2, numero pari, quindi le lascia esattamente così come sono. Ora andiamo per gradi. Io comincerei a mostrarvi la mia predizione. La mia predizione è questa. Quadri alla mia sinistra, cuori alla mia destra. Però aspettiamo un attimo prima di vedere se queste due carte sono proprio l'asso di cuori e l'asso di quadri e sono veramente disposte in questo modo. Prima andiamo a vedere le due carte che ho messo all'interno della mia scatolina, nella scatolina della predizione. La potrà aprire lo spettatore, non ci sono carte extra, non c'è niente, è tutto pulito. Le due carte che ho messo all'interno sono i due assi neri, l'asso di fiori e l'asso di picche, giusto? E lo spettatore ha messo nella scatolina l'asso di fiori e l'asso di picche e già questa è una coincidenza. Questo ci dice che qua ci sono esattamente gli assi rossi, ma chissà se sono veramente disposti in questo modo, quindi quadri a sinistra e cuori a destra. Andiamo a scoprirlo piano piano e abbiamo esattamente quadri a sinistra e cuori a destra. Mi sono accorta che è molto meglio mostrare prima le carte nella scatolina e dopo mostrare quelle sul biglietto, perché altrimenti così è scontato che le carte nella scatolina siano gli assi neri, così come è scontato che le carte sul biglietto siano rosse se mostriamo prima gli assi neri nella scatolina. Ma in quel caso è diverso perché noi il biglietto lo mostriamo non per l'identità delle carte, ma per la disposizione. Bene, spero che questo gioco di mentalismo vi sia piaciuto. Vi ricordo che potete averlo in omaggio sul sito mymagic.it acquistando qualsiasi prodotto magico. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, fatelo girare, condividetelo con chi vi pare. Noi ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao!